Il rapporto sulle lamentele presentate dallo staff di Meghan Markle rimarrà nascosto dopo un'indagine di 3 anni, ma una fonte ha affermato che l'atmosfera rilassata è cambiata dopo il matrimonio. Un'indagine sulle accuse secondo cui Meghan Markle ha prepotenziato i membri del suo staff durante il suo breve periodo nella famiglia reale si è conclusa in silenzio, con lo studio che si è rifiutato di rilasciare i risultati. Ora un articolo del Daily Mail afferma che l'atmosfera rilassata e rilassata che molti avevano trovato lavorando per il principe Harry da scapolo è cambiata dopo che la duchessa di Sussex si è unita a lui a Kensington Palace. Un impiegato part-time, che è stato brevemente legato alla famiglia di Harry, ha detto al giornale che prima dell'arrivo di Meghan, Harry avrebbe preparato il caffè mattutino per il suo piccolo staff. Ma dopo il matrimonio, la duchessa ha insistito affinché un maggiordomo si occupasse della preparazione del caffè. Friends of Meghan aveva già parlato con la rivista People dell'essere un buon capo e ha sottolineato una volta in cui ha pagato per un chiosco di gelati per fornire dolcetti gratuiti allo staff di Kensington Palace. Un'amica anonima ha detto alla rivista, sono passata di lì un giorno e aveva ordinato un'incredibile bancarella di gelati e sorbetti per l'ufficio. Stavano osservando come fosse il giorno di lavoro più bello di sempre. Mi ha scaldato il cuore vederla continuare ad essere lei e portare il suo stile nel Regno Unito. Buckingham Palace ha avviato l'indagine nel marzo 2021 e ha invitato i dipendenti passati e presenti a parlare in confidenza delle loro esperienze di lavoro per Meghan, dopo che è stato affermato che aveva cacciato 2 assistenti personali e il personale era stato umiliato in diverse occasioni. Le modifiche devono essere apportate dopo aver appreso le lezioni, afferma Buckingham Palace, ma la famiglia ha rifiutato di entrare nei dettagli. Le politiche occupazionali sono state migliorate per il personale reale con le modifiche non rese pubbliche.